Ciao bimbi! Sapete oggi di chi è il compleanno? Di tutti i libri del mondo. Oggi infatti è la giornata mondiale del libro e noi vogliamo festeggiarlo. Sapete meglio di me che i libri ci fanno compagnia, ci consolano, ci aiutano a fare dei sogni belli, ci aiutano a pensare, a crescere. Si dice infatti che i libri siano delle piccole coperte che avvolgono e tengono caldo. Ma con i libri si può anche giocare. Ci proviamo? Un libro con il buco. No, tranquilli, non è rotto e non è neanche un cappello. È un libro con un buco da riempire. Vediamo con che cosa possiamo riempirlo. Partiamo. Direi che il mio faccione ci sta bene. Sono la regina dei fiori. Una città, forse qui ci sta bene un grattacielo. Proviamo. Ci mettiamo un grattacielo, però visto che è stata anche la giornata mondiale della terra, ci metterei anche del verde. Cosa dite? Meglio. Oppure vediamo. Basket! Vediamo se riesco a fare canestro. Pronti? Siete pronti? Troppa forza. Vediamo. Ma siamo nel mare! Qui c'è uno blò. Vediamo cosa si può vedere da questo blò. Forse tutti i pesci del mare. Oppure andiamo avanti. Un elefante? Cosa manca a questo elefante? La prosside! Giusto! Chi ha coraggio di mettere il braccio lì dentro? Aspettate, ci provo, eh. No, io no, aspetta. Ok, fatto, andiamo avanti. Poi vediamo. C'è una TV? Chi c'è alla TV? Ma c'è un video del Castello Incantato! E poi? Ma chi potrà mai uscire da questo buco? Vediamo. Uscirà una coccinella? Ci è passata. Oppure lui fa un po' più fatica. E adesso eccoci qui. Adesso liberate la vostra fantasia, perché per riempire questi buchi è proprio necessaria. Quindi idee, pensieri, metteteli tutti dentro a questo libro. E ricordatevi una cosa. C'è sempre un buon motivo per comprare un libro. E soprattutto quelli per bambini, perché dentro contengono pensieri immensi. Ciao bambini, buona lettura, buona festa del libro. Ciao!